Buongiorno! Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo è il primo Wikivlog del 2023 di questa stagione estiva, ma dell'estate neanche l'ombra. Parliamone! Però, come ogni anno, da praticamente quando ho aperto il canale, a fine maggio iniziano i miei Wikivlog. Cosa sono i Wikivlog per le nuove iscritte, per chi è capitato in questo video per caso? Sono dei video che usciranno due volte a settimana, il martedì e il giovedì alle ore 13, per tutta l'estate, perché staremo tutta l'estate insieme. Io da oggi fino alla fine dell'estate girerò un vlog al giorno. Ovviamente sono delle piccole clip che giro al giorno, poi le monto, le metto tutte insieme e quello è il Wikivlog. Oggi è venerdì 19 maggio, l'anno scorso li ho iniziati verso il 21, quindi più o meno la settimana è questa. Vedete che sto passando un periodo un po' così, cioè sono un po'... non mi va di fare nulla, non mi va di conoscere nuove persone, non mi va di uscire, però cerco sempre di stimolarmi e di fare cose nuove, no? Mattina anche mi sono svegliata un po' con il piede storto, ma poi ho avuto il pensiero che avrei iniziato a girare Wikivlog, quindi avrei iniziato a parlare con voi, a portarvi nella mia vita, a raccontarvi cose, e mi è tornato di punto in bianco il buon umore. Ho pensato, ma è possibile che una passione ti possa portare così il buon umore? Perché adesso questa dei video io posso considerarla passione, calcolando che la faccio da più di 5 anni, senza ricevere nulla in cambio, tra virgolette, parlo economicamente parlando. Sono contenta di avere questa passione con i suoi pro e i suoi contro, perché ci sono anche i contro. Mi vedete in queste condizioni perché ovviamente, essendo venerdì, meno male che siamo a fine settimana, devo andare al lavoro, quindi mi devo truccare. Vi avverto già, ve lo dico, che da oggi fino a 5-6 giugno saranno giorni veramente, veramente pieni. Poi vi racconterò magari meglio le cose che devo fare e ovviamente vi porterò anche con me. Diciamo che questo periodo è stato la calma prima della tempesta, perché sta arrivando la tempesta e sta arrivando bella forte. Vi faccio vedere le unghie di questo mese. Sono andata a farle lunedì, quindi qualche giorno fa. Queste sono le unghiette che abbiamo fatto questo mese. Mi piacciono un casino. Non perdo più tempo e vado a truccarmi. Sono pronta, ma è tardissimo. Penso che non sono mai uscita così tardi da casa, da quando lavoro qui. Questo Wikivlog inizia veramente alla grande, proprio bene. Vi faccio vedere l'ora, 18:36, e sono appena tornata a casa da lavoro perché dopo il lavoro mi sono fermata a fare un aperitivo con le mie colleghe. Dopo l'aperitivo, loro sono andati ad un altro bar a fare un altro aperitivo. Io ho saltato perché dovevo correre a consegnare un pacco di Vinted. Infatti sono andata perché mi sento stremata, ho un mal di testa lancinante, ma fondamentalmente perché sono stanca dalla settimana appena passata, lavorativa ovviamente. In più oggi, sempre al lavoro, ho fatto un lavoro molto particolare e certosino che mi ha fatto diventare stupida, letteralmente, sto proprio svalvolata. In più venerdì c'è un accumulo di cose che mi sento proprio KO. Ma dovevo correre a casa appunto perché dovevo consegnare questo pacco Vinted e perché stasera esco con un Tinder date, anche se non sono più su Tinder, quindi praticamente sto uscendo con persone che sì, ho conosciuto su Tinder, ma che è da un po' che parliamo. Questo ragazzo me lo sta chiedendo da praticamente una settimana, è da una settimana che gli sto dicendo di no, perché volevo che arrivasse un giorno in cui posso uscire e fare anche tardi la sera, col fatto che il giorno dopo non lavoro, e oggi è un giorno di questi. L'unica pecca, cioè un'unica pecca in tutto ciò, è che piove. La fortuna, guardiamo il lato positivo, che sì, piove, ma ormai ci siamo tutti abituati, è da più di un mese che piove, è che fa caldo, cioè io sento caldo, sto a maniche corte praticamente, ho provato anche a mettermi un cardigan, un giacchetto, ma sento caldo. Quindi la cosa positiva è quella, infatti odio uscire con la pioggia, però non posso aspettare che smette di piovere per uscire. E adesso mi rilasso un attimo sperando che questo mal di testa mi passi da solo, perché questo è proprio un mal di testa da stanchezza. Adesso mi faccio una skincare completa e vado a truccarmi, perché oggi, dopo più di un mese, era quando stavo a Teramo che ho fatto uno dei miei trucchi, voglio truccarmi con uno dei miei trucchi, perché da tanto che non lo faccio e ne sento proprio il bisogno. Non so neanche come vestirmi, eccomi qua.
Mi sono truccata, ovviamente devo vestirmi e farmi i capelli anche perché manca tipo un'oretta e qualcosa, quindi ce la farò, ma è vero che piove, che c'è maltempo, tutto, ma questi Wiki Vlog vi fanno sentire almeno un po' l'aria estiva? Spero di sì, ma spero anche che questo tempo passi perché io non, veramente non mi ricordo più come è fatto il sole. È assurdo, ma ci pensate che piove da veramente più di un mese, cioè, e meteoropatica come me. È devastante questa cosa. Non so se avete visto l'ultimo vlog che ho girato, ve lo lascio qui nel caso. In quel vlog, nell'ultima parte, vi ho detto che ero venuta a conoscenza di una notizia che mi aveva un po' fatto non rimanere male, però mi ha destato particolare malinconia e solitudine, soprattutto perché è un argomento che ultimamente purtroppo mi tocca molto. Quindi, quando ho ricevuto questa notizia, nonostante ero molto molto felice per la persona a cui si riferiva questa notizia, io mi sono sentita un po' male. Insomma, mi sentivo un po' triste, ma invece di stare qui a casa e buttarmi giù, ho deciso di fare un Tinder date perché sono uscita con un ragazzo, no? Montando quel video, poi vabbè, non ve l'ho detto lì nel video, ma rimontandolo mi sono proprio resa conto quanto il mio umore era cambiato, dal che non volevo vedere nessuno, ero triste, malinconica, eccetera, il che poi sono uscita, non è dato dal ragazzo in sé, ma più perché ero uscita, ero tornata completamente carica. Se in questi anni mi sono piaciuti dei ragazzi, no? E poi ho sempre visto come è andato a finire, che magari quando mi piaceva tanto un ragazzo, una seconda uscita non c'era mai, oppure mi dicevano sì, usciamo, e poi mi hanno ghostato, tante piccole cose, quindi sono arrivata al punto di andare molto di stare molto con i piedi per terra, cioè di avere sempre quel certo distacco, se mi scrive bene, se non mi scrive non fa niente, se ci rivediamo usciamo bene, se non ci rivediamo non avere troppo l'attaccamento subito iniziale, vivendomela al meglio possibile perché se no me la vivo male, mi conosco e ci sono passata troppe volte, voglio vivermela come va. Vi starete domandando, intanto a me prendono le caldane, come dice mia zia Simona, perché sto crepando di caldo, però poi crepo anche di freddo se mi metto maniche corte. Queste settimane preparatevi, preparatevi proprio, ma mi devo preparare anche io, saranno delle settimane veramente troppo troppo piene. Questo weekend ho deciso che obbligatoriamente devo fare il cambio armadio, devo mettere le cose estive, devo togliere le cose invernali perché molte non le uso, magari mi terrò due tre cose, quelle che uso più frequentemente, perché poi fino a quasi metà giugno io non sarò disponibile. Devo preparare la valigia questo weekend perché giovedì parto. Entro giovedì devo passare in cartolibreria, vi spiegherò anche il perché, pagare l'assicurazione. Io domenica torno e poi il giovedì dopo devo ripartire per andare da Ale e avrò un giorno solo per prepararmi la valigia, in quanto io torno domenica. Lunedì me lo sono preso libero da tutti gli impegni dopo il lavoro, ovvero vado al lavoro e poi sono a casa, quindi quello sarà il giorno in cui devo preparare la valigia per forza. E questo weekend mi devo fare anche la lista della valigia per andare da Ale, sperando che esce il sole, perché poi quando parti in queste condizioni non sai neanche che cosa portarti, perché secondo me devo fare un mix di portarmi sia le cose invernali che le cose estive un po', perché come può essere che fa freddo, come può essere che fa caldo. Poi devo organizzarmi bene per i beauty, perché i trucchi sono le uniche cose che non voglio toccare, cioè io voglio prendere i trucchi, portarli a Salerno, rifare il beauty a Salerno e poi non aprirlo più fino a Teramo. Quindi il beauty è l'unico dove non ci voglio rimettere mano e devo organizzarlo per bene. E lunedì è l'unico giorno in cui posso farmi la valigia perché poi martedì ho un appuntamento dopo il lavoro e anche mercoledì e giovedì parto. Saranno settimane belle, intense e piene, devo dire la verità, sono tanto contenta che rivedo Ale. Di andare a Salerno, nì. Devo dire che ultimamente quando stavo a Salerno me la vivevo un pochino male, poi voi non avete visto i vlog di febbraio, perché anche a febbraio sono stata a Salerno, non li ho pubblicati per vari motivi, però già mi sono organizzata un po' le giornate, mentre non vedo l'ora e sono troppo felice, non vedo l'ora letteralmente, di andare da Ale, anche se pure ieri abbiamo litigato, madonna, ieri siamo fatti una litigata tremenda e vi ho raccontato in questo video che adesso vi metto qui sopra il perché io e Ale avevamo deciso di non vederci più, perché fondamentalmente io penso che noi ci vogliamo tanto bene ma litighiamo
pesantemente per ogni cosa, perché la pensiamo completamente diverso sempre. Cioè, magari anche è capitato che stiamo a cena insieme, litighiamo perché lui mette il coltello così mentre io lo metto, ma per anche per cose stupide, o magari parliamo e non ci capiamo, perché lui mi dice una cosa, io la interpreto in un'altra maniera, o magari me lo dice in un tono che per lui è un tono normale, per me no e viceversa. Bene, detto questo, io mi finisco da preparare. Anche se questo Tinder date non sto iniziando proprio bene perché ho delle sensazioni super negative. Io abito ad Anzio e c'è un paesino vicino da me che si chiama Nettuno, che sì, per chi conosce la zona, Anzio e Nettuno è la stessa identica cosa, cioè non cambia praticamente niente perché sono talmente vicini come paesi. Infatti nell'antichità era l'unico paese che si chiamava Nettunia. Ovviamente c'è il centro di Anzio e il centro di Nettuno. Il centro di Anzio è un po' più popolare, popolato anche l'estate. Ci sono un sacco di locali che, essendo sul porto, aprono solo nella stagione estiva. Ci sono tanti bar che aprono solo nella stagione estiva ed è molto bello l'estate, tanto che Anzio la chiudono praticamente per la gente che c'è. Mentre Nettuno, secondo me, è prettamente invernale, ovvero l'inverno trovi più locali al chiuso, trovi più locali che hanno posti a sedere al chiuso e trovi molta più gente fondamentalmente. Quindi questo Tinder date di oggi è del mio stesso paese, cosa che non è mai capitato, cioè solitamente quando faccio i miei Tinder date sono sempre di paesi diversi. Oggi è la prima volta che faccio un Tinder date al mio paese. Mi ha detto questo ragazzo di vederci ad Anzio perché in realtà mi voleva venire a prendere lui. Io consiglio sempre di non farvi venire a prendere, o almeno è quello che sto attuando io in queste ultime uscite, a casa. Perché se non vi piace, è diciamo quell'occasione che si può creare per un possibile contatto fisico. Dato che io lo voglio evitare assolutamente, alla prima uscita non mi faccio mai venire a prendere a casa, a meno che non sono proprio strasicura che quel ragazzo mi piace. E capita mai. Praticamente mai. Il fatto sta che lui si è proposto di venirmi a prendere a casa, io ho detto no, vediamoci in centro, e lui mi ha proposto Anzio. Al che io, vedendo che piove, gli ho detto, ma ti va bene se andiamo a Nettuno? Perché comunque Anzio non c'è niente, soprattutto i bar al chiuso non ce ne sono, o almeno non mi vengono proprio in mente, quindi secondo me è meglio che andiamo a Nettuno. Lui mi ha detto di no. E ho la netta sensazione, ma questa cosa glielo chiederò, ovviamente, non me la faccio sfuggire, che lui mi abbia detto di no perché ha paura che a Nettuno ci sono i suoi amici, essendo venerdì sera ed essendo che tutti escono, e non gli va di incontrare i suoi amici con me. Ho questa sensazione. Quindi glielo chiederò all'uscita. Comunque inizio già male se ho queste sensazioni. Buongiorno, buonasera e andiamo a questo Tinder date. Questo è il mio outfit, molto semplice. Ho messo il top della scorsa volta e i jeans. Molto probabilmente metterò anche un cardigan sopra. Vi racconto un po' come è andata. Allora, lui era carino, non pensavo così carino perché dalle foto non mi convinceva moltissimo. Inizialmente l'uscita, ma proprio inizialmente vi parlo dei primi 20 minuti, era andata anche bene perché mi stavo divertendo, l'ho trovato interessante, simpatico, carino. Ed ero molto affascinata perché vi giuro non pensavo, dai messaggi non mi ha fatto quell'effetto, mi ha fatto un buon effetto. Andando avanti le conversazioni erano molto spicciole, non vi parlo di argomenti ma mi parlo proprio di... Mi ha iniziato a parlare di cose fisiche, adesso non sto qui a specificare e vi giuro è un argomento che sto odiando, soprattutto perché... Sto mettendo molto a confronto le persone con cui esco. Io adesso comunque ho fatto un bel po' di uscite e so benissimo, ma proprio benissimo, cosa voglio e so anche benissimo cosa non voglio. E già stava iniziando a andare nì. In più lui, ma questo già da messaggi, non voleva scendere. Cioè nel senso lui voleva improntare l'appuntamento in macchina. No! Io invece no. Perché comunque stare in macchina è tempo sprecato, come parliamo in macchina possiamo parlare anche al bar sotto casa. Però pioveva e quindi abbiamo detto ok, vabbè, siamo un po' in macchina a parlare, il tempo che spiove e poi scendiamo. Ha spiovuto e io gli ho detto vabbè, scendiamo, siamo scesi, siamo andati a fare un mezzo giro, siamo andati a fare un giro al mare. E poi siamo riandati in macchina, un po' per colpa mia, perché comunque stava iniziando a piovere e non sapevamo cosa fare, ma proprio perché ad Anzio...
a me non venivano in mente bar al chiuso, cioè se tu mi dicessi Nettuno io avevo un sacco di locali dove poter andare, ma anzi non sapevo dove andare. Siamo rientrati in macchina, lì un po' la situazione è degenerata letteralmente, no, avevo sonno, mi stavo annoiando, volevo tornare a casa, lui era insistente, non voleva tornare, stava facendo di tutto per farmi rimanere. Mi ha detto una frase che può essere stata anche una battuta, ma mi ha dato super fastidio. Mi fa: ma lo sai che potresti non più rivedermi? E quindi a un certo punto, anche se lui insisteva, ho acceso la macchina, siamo ripartiti, l'ho riaccompagnato in macchina. Il fatto che io me ne volessi andare dall'appuntamento non è una cosa positiva. Vado a casa, mi do una struccata skincare e ci mettiamo a dormire, quindi ci vediamo direttamente domani mattina. Buongiorno, sto preparando la colazione, sono le 8, ovviamente stamattina mi sono svegliata più tardi, essendo che ieri sera ho fatto tardi. Non ho dormito benissimo perché non sono proprio abituata ad addormentarmi così tardi, perché erano l'una, il tempo che tornavo a casa ho fatto skincare, ho messo il pigiama. Tra tutte le cose che vi ho elencato ieri, devo ovviamente in queste settimane anche trovare il tempo di montare Wikivlog. Intanto inizio a fare la mia bella colazioncina e vediamo cosa ci riserva questa giornata. Ore 8:34. Non so proprio come organizzarmi perché le cose da fare sono tante e quando ne ho così tanto ho paura sempre che le inizio ma non le finisco. Ma stamattina voglio dedicarmi al montaggio di questo Wikivlog perché ho ripreso solo ieri e già siamo a 40 minuti di video, non oso immaginare quando arriveremo a domani. E avete seguito i Wikivlog dell'anno scorso, sapete che i Wikivlog sono i video più lunghi del mio canale perché solitamente durano tra i 30, i 40, barra anche 50 minuti. Stamattina mi voglio dedicare anche a rispondere ai commenti sotto l'ultimo video e assolutamente ho preso il mio quadernino per fare la lista delle cose che devo portare sia a Salerno e sia a Teramo. Purtroppo però con questo tempo è un po' un dramma farsi la valigia perché non so se portarti le cose prettamente invernali o le cose prettamente estive. Io farò un mix. È mezzogiorno, mi ha chiamato un collega di Wolf che ci siamo messi a chiacchierare, lo facciamo spesso devo dire, ed è uno dei pochi che mi ha detto: Sara, ci sarò sempre, e c'è stato sempre veramente, perché ci chiamiamo molto spesso, facciamo chiamate anche di più ore, mi passa a trovare, andiamo a pranzo fuori. Ho finito da montare il Wikivlog che state vedendo, ovviamente ho montato la parte già registrata, queste che sto registrando le dovrò montare domani. Devo vado assolutamente a dare una pulita alla mia makeup collection. In realtà, come vi ho detto, questo weekend era bello, carico, intenso e pieno di cose da fare, ma non ho voglia di fare metà delle cose che mi ero prefissata di fare. Io adesso non voglio stare tutto il video a lamentarmi del tempo, ma oggi piove e va bene, ormai ci siamo abituati, ma è una giornata talmente cupa, ma talmente cupa, che hai solo voglia di stare a letto a vedere una serie TV sotto le coperte, ma neanche freddo fa qui. Ho deciso di fare le cose più importanti e grandi, ovvero come preparare il beauty e fare il cambio armadio domani. Adesso mi vado a vedere una serie TV. Mi sono finita da vedere La Regina Carlotta, mi è piaciuto molto il finale, non pensavo finisse così, cioè mi aspettavo un qualcosa di meglio ed è finito improvvisamente, anche quando è finito ho detto: ma è finito, quindi oggi pomeriggio di relax, perché stasera farò qualcosa di speciale. È da tipo quei 3 mesi che non esco il sabato sera. YouTube, come vi ho sempre detto, ha dei lati negativi ma anche dei lati positivi, e uno dei lati positivi che ho riscontrato in questi anni è il fatto che io faccio video, sono a contatto con le persone che mi guardano, che mi apprezzano, e mi è capitato negli anni di uscire con qualche persona che mi segue dai video. Oggi esco con uno di voi.
un ragazzo e parliamo da tanto. Lui si è trasferito qui a Roma da poco, infatti avevamo organizzato di andare a Roma, solo che l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, non te la prendere, ma andare a Roma con questo tempo non c'ho proprio voglia, quindi o rimandiamo o vieni tu. Io già muoio perché mi sta troppo simpatico, cioè io già mi scasso dalle risate quando parliamo in chat, figuriamoci dal vivo, cioè io adoro. Viene a prendere alle 7, andiamo a fare aperitivo insieme e poi alle 9 e mezza abbiamo prenotato per andare in pizzeria, perché lui mi ha detto alle 9, io gli ho detto: ma tu sei matto? È solo che poi sentendo la pizzeria alle 9 non avevano posto, avevano posto solo alle 9 e mezza, e lui tutto fomentato: sì, andiamo alle 9 e mezza. Io alle 9 e mezza sto tipo già dormendo da 4 ore. Ho detto: ma vuoi vedere che ho trovato l'amico che mi stimola e non mi fa sentire vecchia e mi fa un po' ringiovanire su queste cose? Quindi mi dovrò preparare per questa mega serata che mi aspetta. Mi sono fatta la doccia, sto qui nella mia makeup collection perché mi inizio a truccare. Mi sono fatta una super merenda con yogurt, cioccolato e cereali. Sono pronto, ho fatto questo trucco pazzesco, non so se si vede. È da veramente tanto che non mi truccavo così, mi piace un sacco. Purtroppo l'ombretto che ho messo è un ombretto liquido di Wycon che mi è completamente finito, infatti oggi lo stavo per buttare, però mi sono ricordata che quell'ombretto, che è questo che indosso, che veramente è bello e lo adoro, è di un'edizione limitata di Wycon che ha fatto per la stagione natalizia nel lontano 2020 e non anche 2019. Vediamo un dust, non so se ve la ricordate. Sono andata sul sito di Wycon per vedere se l'avevano confermata come edizione, perché molto spesso capita che quando fanno le edizioni limitate, se vedono che un prodotto va, lo mettono proprio come edizione, come si chiama, quella permanente, no? Però a quanto pare non c'è, nel senso, ci sono gli ombretti metallizzati ma non c'è questo colore. Quindi in questi giorni andrò da Wycon per capire se c'è almeno uno che ci assomiglia. Ho comprato anche gli ombretti liquidi molto simili a questo che indosso di Shein. Non mi trovo per niente bene, non si attaccano bene alla palpebra, non danno l'effetto che danno questi, si spappolano tutti, vanno nelle pieghette. Ufficialmente pronto, ho messo i gioielli, mi sono anche vestita, ho messo la borsa, tutto. Devo solo andare, ma tanto penso 10 minuti e sta qui, quindi possiamo iniziare la nostra serata. Sono contenta, anche perché lui mi fa crepare, vi giuro, muoio. Già lo so che stasera muoio di risate. Mi sono vestita molto semplice, come mio solito. Questo vestito, scarpe. Andiamo. Mi devo mettere il rossetto. Sì, ma tu non puoi stare in posa così per i video. Lui è Fabio, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ha la voce, ciao, parla. Parla. Ragazze. Ragazze. In realtà il rossetto ce l'ha. No, però posso solo dire una cosa. Adesso di dire qui davanti a tutti. Come sono dal vivo? Come in video? È uguale. Simpatico come video? Sì, è simpatico. Alla mano potete come uscirci video. Se volete, vedi? Potete uscire. Beh, fammi buona pubblicità. Sì, certo, non che insomma, anzi, non è che sia una meta, però potete uscirci. C'è Sara. C'è Sara, c'è Sara di Anzio. C'è Sara di Anzio. Ok, o da Anzio, non so, Anzio di Anzio, da Anzio. Vabbè, so, non so. Ma vi porterò a mangiare la pizza, quindi andateci comunque. Buona. È un buon motivo, è un buon motivo. È un buon motivo. E poi c'è Sara, la compagna di Sara. Esatto. Dove andiamo a bere? Cioè, mi sta facendo fare stratardi oggi. Sono 22:51. Io a quest'ora sono tipo a dormire da 4 ore. Capito? Cioè, a maggio soprattutto. Cioè. Sì, è maggio. Però devo dire che il tempo è tenuto, ancora non l'ha piovuto. Sì, sì, strano, strano. Strano. Ok, ciao, a posto. Addio. Tornata a casa, adesso mi strucco, skincare e pigiama. Buongiorno. Adesso inizio a cantarvelo il buongiorno ogni mattina.
Oggi domenica 21 maggio, un anno fa esattamente iniziavo a girare weekly, peccato che un anno fa era estate piena proprio, sarò andata il 21 maggio al mare già 6 volte, quest'anno del mare neanche l'ombra, oggi fa più brutto tempo di ieri. Ieri poi non vi ho più ripreso, ma dopo la skincare ovviamente mi sono messa a dormire. In realtà prima di addormentarmi ho modificato una foto che trovo nel mio telefono, che chissà dove l'ho messo, vi faccio vedere. Questa è la foto che mi sono messa a modificare ieri, ma ovviamente ho modificato solo un po' i colori, nient'altro. Oggi sicuramente non uscirò. Come vi accennavo ieri, devo fare il cambio armadio assolutamente, finire da preparare il beauty, i trucchi e tutto ciò che riguarda il beauty, perché voglio togliermi quella parte. Non so se iniziare a prepararmi la valigia o farlo in questa settimana, devo decidere, perché comunque non so se in questa settimana poi mi spunta qualche appuntamento improvviso, qualche impegno improvviso. Sono fottuta, quindi non so se iniziarla a preparare oggi. Devo preparare un pacco Vinted e sicuramente devo mettere su Vinted altri vestiti. Tra le altre cose, seguitemi, mi chiamo Trappi2428, dove ho pubblicato ovviamente un sacco anche di vestiti estivi, borse, scarpe, insomma andate a dare un'occhiata perché ho un sacco di oggetti e sto continuando a mettere soprattutto, vabbè, vestiti, perché adesso con l'arrivo dell'estate ho tante magliette, calcolando che comunque ero una persona abbastanza in carne, le taglie sono grandi, se cercate taglie grandi, anche se devo dire la verità su Vinted a quanto ho visto vanno più le taglie piccoline. E la prima cosa che faccio questa mattina è mi monto un altro pezzo di questo weekly, voglio montarlo così, lo monto pian pianino e non tutto insieme. Anche ieri mi sono montata la parte di venerdì, quindi stamattina inizio con il montaggio dei video. Intanto andiamo a fare colazione. Nonostante ho zero voglia, mi tocca fare il cambio armadio. Oggi l'avevo detto e devo farlo obbligatoriamente. Ho appena finito da montare tutto il weekly che state vedendo. Comunque veramente questo weekly vlog lo iniziamo con il botto. Sono successe tantissime cose in questi giorni. Ho deciso di dividermi così. Sul mio letto metterò i panni estivi, che ovviamente devo sistemare, mentre sul letto di mia mamma metterò i panni che voglio mettere nelle buste che non utilizzerò più. Sono passate circa 3 ore dall'ultima clip, io ancora sto messa così, vi giuro non ce la faccio più a sistemare. Qua ho messo tutti i panni che per adesso ho deciso di vendere su Vinted, sì, che devo ancora fare le foto e postare gli annunci, mentre questi sono tutti i panni dove già ho fatto le foto, ho postato gli annunci e lo trovate nel mio armadio. Nonostante ho zero voglia, oggi pomeriggio devo assolutamente fare il beauty per Salerno e Teramo. Qui ho messo tutte le cose per quanto riguarda la skincare e il lavaggio capelli, mentre qui tutti i trucchi, ovviamente mancano i rossetti, i pennelli, le palette. Dopo aver fatto il beauty sono crollata sul letto a dormire, forse dovevo recuperare un po' di sonno e mi sentivo super stanca. Infatti adesso mi sento meglio, piena di energie, anche se il tempo non aiuta perché ha piovuto fino ad adesso. Quindi dopo la mia super mega merenda vado a scattare le foto, creo il set fotografico per farlo e devo scattare le foto di tutti questi vestiti. E poi in questa settimana pian pianino carico tutti gli articoli su Vinted.
sacco Vinted, non potete capire quanto mi piace fare i pacchetti per bene, impacchettare tutto, lo adoro, mi rilassa un sacco e mi piace. Pensate che vi arriva un pacco, no? E aprite, bellissimo. Questa dormita mi ha rigenerato, stranissimo perché io non dormo mai il pomeriggio, perché ogni volta che dormo il pomeriggio poi mi alzo e mi sento rimbambita. Invece oggi mi ha veramente rigenerato, mi sento molto meglio. Adesso monto questo wiki vlog e finisco da sistemare qualcosina in camera, perché mi mancano due o tre cose da mettere in ordine. Però sinceramente sono contenta che mi sono tolta il pensiero del cambio armadio. Oggi non so se avete notato, ma ho fatto un sacco di cose. In realtà è stato un weekend molto proficuo, perché ho fatto tanto, sono uscita anche tanto, ho conosciuto nuove persone, ho girato weekly, che sono contentissima siano iniziati i weekly 2023 di questa stagione estiva. Io ragazze, con questa clip vi saluto, così monto questo weekly e lo metto online e lo inizio a sistemare. Spero che questo primo weekly vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto cliccate mi piace, condividete con le vostre amiche e amici, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto con un commentino tutto ciò che ne pensate, come sempre. Io vi aspetto martedì alle ore 13 per un nuovo weekly vlog. Ciao ragazze!